Connessi o non connessi, è un titolo un po' provocatorio che vuole riassumere a modo mio una ricerca che mi ha sconvolto, e cioè siamo nell'epoca in cui mai prima d'ora tanto connessi e con tutti istantaneamente. Ciò nonostante, una ricerca importante ha mostrato che tutti, piccoli, grandi, anziani, condividono una emozione che è la solitudine. Domanda: com'è possibile che nell'epoca del mondo in cui siamo più connessi con tutto ciò che è possibile a noi connettere, tecnologia inclusa, siamo più soli di quando tutta questa relazione era minuscola? E i ricercatori ci dicono che forse ci siamo posti la domanda sbagliata, cioè non è la tecnologia che ha determinato la solitudine, ma è poiché c'è la solitudine che la tecnologia è diventata il modo, l'unico modo in cui incontrare, relazionarsi e mostrarsi in un sistema tra realtà e realtà in cui possiamo mostrare di noi solo ciò che desideriamo effettivamente venga visto dall'altro. Riassunto, il quadro dei ricercatori oggi ci dice che la connessione nella specie umana per filogenesi è un processo misterioso e sofisticato con cui, attraverso lo sguardo, la voce, il contatto di connessione, si stabilizza quello che in termini classici si chiama l'attaccamento sicuro, cioè la relazione affettiva. Se siamo così poco connessi gli uni con gli altri, questa relazione affettiva diventa fragile e vulnerabile lì. Come quando c'è sole abbiamo bisogno di luce artificiale, probabilmente quando non c'è relazione abbiamo bisogno di inventarcela anche attraverso tutto ciò che tecnologicamente ci porta neon artificiale invece che luce a cui siamo abituati.